sere ci troviamo in un Luna Park, sembra quasi di stare in California, Los Angeles, sono un po' con le vibes. Però in realtà ci troviamo al sud di Brooklyn, cioè Coney Island. Oggi è addirittura il Memorial Day, quindi è un giorno super affollato. E per chi non lo sapesse, ragazzi, c'è la spiaggia, si può fare anche il bagno, la temperatura non è ottima, ma è strapieno di gente, appunto perché sono qui a prendere il sole e divertirsi nel Luna Park. E devi andare là e prendere tutti i soldi possibili, no? Sarebbe interessante farlo, anche perché paghi per entrare e prendere più soldi, io sto aspettando che qualcuno lo faccia, però quanto pare il suo sta facendo, quindi andiamo. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Questo dove spare ai zombie è il più bello. Andiamo! Per salire su ogni giostra bisogna praticamente comprare questa tessera ricaricabile. E ogni giostra vale tipo dei punti. Questa ad esempio mi sa che valeva tipo 10 punti e quindi abbiamo pagato $10 a testa. Faremo l'opzione swinging, che per quanto ho capito sarebbe tipo la carrozza che si muove. Mai fatta in vita mia, sono veramente emozionata. Sì, c'è anche la versione semplice, statica, diciamo, che non si muove. Ce l'abbiamo fatta. Come, sei emozionata? Un pochino. Aspettavamo, è iniziato a dondolare di brutto. Oddio, oddio, ma si sta muovendo di brutto, raga. Ci prepariamo perché ora riparti la discesa, eccola. Gigante, non ce l'aspettavamo per niente. Dato che ci sono un sacco di montagne russe e noi siamo amanti del genere, abbiamo deciso di fare la più vicina, anche perché ce ne sono varie sparse. Quella lì. Sì, ce ne sono varie sparse per il parco. Questa qua vicino è la classica, iniziamo da questa e poi la prossima volta che verremo qua prenderemo il biglietto online, che si dovrebbe risparmiare qualcosa, altrimenti si va in bancarotta subito. Abbiamo scoperto che questa montagna russa ha ben 95 anni ed è costruita in legno, raga. E quando era arrivato il nostro momento di imbarcarci in questa nuova avventura, di provare questa ebbrezza della montagna russa, tipo ci fa: questa non è la nostra carta. Effettivamente siamo usciti dal Luna Park, abbiamo attraversato la strada e pensavamo fosse valida, e invece no, loro hanno altre card. Che quindi tristezza. C'è troppa fila, ragazzi, per prendere la card, quindi sarà per la prossima volta, anche perché noi abbiamo già caricato $20 con quella card e non vogliamo spendere un capitale, insomma. Quindi abbiamo $20 da spendere di nuovo al Luna Park. Abbiamo trovato un'ottima alternativa alla montagna russa, ovvero questa giostra qui. $10 a testa anche qui, quindi altri $20 partiti. Gli ultimi, anche perché abbiamo scoperto che per ogni parco, sono tipo divisi a settori, c'è una tessera diversa, quindi se la comprate e la ricaricate di $100,000 qui, rimarrà solo in questo parchetto e non negli altri. E ci sono veramente pochissime attrazioni che ci convincono, anche perché il resto è tutto un po' per bambini. Cioè, emozionata? Un po'. Comunque, raga, non c'è nessuno, siamo tipo noi altre 4 persone. Sono davvero emozionato! Wow! Questa non me l'aspettavo! Il nome per questa giostra, raga, è breve ma intensa, perché è durata pochissimo, però è divertente. È stata più l'attesa della partenza che il tempo che siamo stati in movimento, insomma. Sì. Ci eravamo portati
portato il telo, tutto, però ragazzi c'è un vento assurdo e sabbia ovunque, forse si vedrà anche dalle immagini, cioè è improponibile. Ci siamo fermati da Nathan, che è questa catena di hot dog, tra le più famose qui a New York, forse in America. Fanno dei hot dog spettacolari e dovete sapere che il primo luogo dove hanno fatto la gara di chi mangia più hot dog in 10 minuti, mi sembra. Il record mondiale mi sembra sia di 70-75. Vabbè, non ci arriveremo mai a quei livelli. Comunque ne abbiamo presi due, sembrano davvero buoni. Sono costati $6.29 l'uno. Anche perché c'erano varie scelte, noi abbiamo preso quelli più zozzoni. Formaggio e bacon. Penso sia uno dei migliori hot dog mai mangiati in vita mia. Alla fine abbiamo scoperto che si pagava un tot per giocare, per partecipare, e però si vinceva solo se si riusciva a raccogliere un totale di $50. Il tizio ne aveva raccolto tipo 19, quindi aveva perso. Basta passeggiata con Coney Island. Torniamo verso Manhattan. Esatto. Dato che ci vuole un'oretta e mezza per arrivare ad Astoria da Coney Island, andiamo a casa, facciamo un po' di spesa, ci sistemiamo, così affrontiamo la settimana al massimo. Domani usciremo di nuovo, quindi faremo tantissime altre cose. Mi raccomando ragazzi, mettete un like, fateci crescere su questo canale e seguiteci sui nostri social. Buongiorno dal World Trade Center. Alla fine ieri sera abbiamo fatto spesa, siamo andati a casa e abbiamo chiuso la giornata. Oggi invece iniziamo il video subito da downtown, poi faremo anche una diretta, così almeno rispondiamo alle mille vostre domande che ci avete fatto sui vari social. Ma nel frattempo, come da prassi, andiamoci a prendere il nostro ice latte quotidiano. Abbiamo deciso di provare questa nuova caffetteria che si chiama 10,000 Coffee e credo che abbiamo trovato la nostra nuova caffetteria preferita, anche perché l'ice latte era la fine del mondo. Stanno giocando a baseball! Comunque ci stavamo confrontando io e Mary sulla politesse, ovvero sulla gentilezza degli americani. Se ci seguite da tanto sapete che noi, vivendo a Parigi, abbiamo adottato questa, non lo so, educazione francese. Esatto, francese. E diciamo sempre grazie, prego, per favore. Le prime volte che io dicevo tipo grazie, quindi thank you, alle persone qua, cioè sono rimasto scioccato perché mi rispondevano Cioè, la prima volta ho detto boh, magari questa ha una giornata così. Ho detto ok. La seconda volta però che mi è successo, che mi hanno risposto ho detto allora deve essere una cosa normale. Poi è arrivata la terza, quarta, quinta e là ho capito che era una cosa normale. Ma non solo questo. Tutti sappiamo che la forma per dire prego è you're welcome. Non è vero, cioè dicono sempre sure, oppure of course. Certamente è corretto dire anche you're welcome, però se si vuole parlare con uno slang un po' più americano, loro non dicono mai you're welcome, ma piuttosto of course o sure. Camminando siamo arrivati al memoriale. Ragazzi, questa è tappa obbligatoria se verrete qui a New York, ma penso che lo sappiate tutti. È veramente un posto suggestivo. Qui si trova anche il museo del memoriale, che ancora non abbiamo visitato, ma presto lo faremo. E da quella parte si trova anche l'Oculus, che sarebbe questa stazione barra centro commerciale. L'architettura vi lascia veramente senza parole. E ci siamo ricordati che lì accanto c'è il Century 21, che sarebbe questo outlet di lusso che aveva chiuso definitivamente tutte le sue sedi, ma da un mese a questa parte ha riaperto solamente la sede a downtown, cioè questa qui. Questo store è amatissimo dai newyorkesi, quindi abbiamo deciso di andarci a fare un giro. Cintura da Michael Kors, $24. Ci sta decisamente. Il reparto uomo, diciamo che per quanto riguarda il vestiario, ha cose migliori, almeno secondo me. Cioè, guardate quanto è carina questa felpa della Palm Angels, però costa comunque un sacco, raga. $3.69 da 777. Dovete capire che comunque è roba che già normalmente costa un sacco, quindi... Lo store ha 3 piani ed è veramente gigantesco, potete trovare praticamente di tutto e abbiamo speso $29.16 per un cappello della New York Yankees bellissimo e dell'acqua. Carinissimo, vero? Dato che il Century 21 si trova proprio accanto all'Oculus, è proprio lì che andremo.
è un classico centro commerciale. Ora ci spostiamo invece ad Astoria a mangiare in un ristorante italiano. Ormai avrete capito che siamo persone che amano mangiare, soprattutto assaggiare cibo da tutto il mondo. Però, ragazzi, dovete capirci, noi, essendo cresciuti in Italia, il nostro cibo preferito rimarrà sempre quello italiano e quindi ogni volta che andiamo a mangiare cibo italiano siamo sempre strafelici. Soprattutto vivendo all'estero non succede così spesso, quindi quando succede è sempre una grande festa. Ragazzi, abbiamo mangiato benissimo italiano, oltre oceano dobbiamo dire. Top, ci ritorneremo di sicuro in questo ristorante anche perché si trova vicino a casa. Sì. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like per sostenerci, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Se questo vlog vi è piaciuto fatecelo sapere giù nei commenti e ci vediamo con un prossimo video. Ciao!